Qualcun altro vuole condividere le aspettative? Boh, a me viene in mente che le cose possono crollare, le idee invece rimangono sempre in piedi. Ok, quindi secondo te le cose crollano, si intende, cioè Cose legate materiali. alle cose materiali. Ok, va bene. Andiamo a capire qualcosa di più di questo testo. Intanto parliamo un attimo di Cino Acebe, che vedete è praticamente quasi un nostro contemporaneo, è morto pochissimi anni fa. Abbiamo detto è nigeriano, di etnia Igbo, che io spero si pronunci in questo modo, potrebbe essere Igbo o Igbo. Comunque, diciamo, dopo lo vedremo, ho preparato anche una piccola cartina. Nella zona del basso Niger, del sud dell'attuale Nigeria. La sua quindi è una famiglia Igbo che poi si è convertita, di etnia Igbo che si è convertita al protestantesimo. Di propria volontà? Non lo sappiamo, sappiamo che negli anni c'è stata la colonizzazione inglese di quella zona dell'attuale Nigeria. Il libro parla un po' di questo, insomma, affronta molti temi, affronta i temi della guerra, affronta i temi del colonialismo, i temi della famiglia, il tema della discendenza familiare, quindi non solo la famiglia, diciamo, convivente, ma la famiglia intesa in senso verticale, quindi dalle origini, dagli antenati. Parla della donna, della situazione femminile, in contrasto, se vogliamo, con la figura dell'uomo e ci parla di cos'è, chi è, cosa rappresenta l'uomo nella cultura, di quella zona dell'Africa e di quel periodo. Il libro è stato scritto nel 1958, ma se andiamo a vedere la storia della colonizzazione della Nigeria, parliamo del periodo tra fine 800 e primissimi del Novecento. È considerato dalla critica uno dei più grandi romanzieri del Novecento a livello mondiale, non africano. Okay? La sua opera è molto conosciuta all'estero, in particolare, è stata tradotta, come vedete, potete intravedere da questo testo in 50 lingue. E questo libro in particolare ha venduto circa 10 milioni di copie. È stato, diciamo, qualcuno si è anche chiesto come mai un autore di questo tipo non si sia mai avvicinato al Nobel. La risposta che alcuni danno è perché nella sua vita ha fatto anche critico letterario. Si è occupato di critica letteraria e lì, insomma, ha avuto degli scontri abbastanza aperti con la cultura occidentale, in particolare ha criticato aspramente, ne abbiamo parlato la volta scorsa, tra l'altro, no? Del Cuore di Tenebra di Conrad. Sapete che nella trasposizione cinematografica Apocalypse Now, vi ricordate il film, no? È ambientato tra Cambogia e Vietnam nel periodo, no, del conflitto tra America e Vietnam. In realtà il libro di Conrad è ambientato in Africa, nel Congo, vado a memoria in questo momento, no? Mi sembra fosse ambientato nel Congo, quindi nell'Africa, diciamo, nell'Africa nera, nell'Africa che è ben descritta da Acebe. Ecco, Acebe critica molto duramente, molto apertamente, molto pesantemente Conrad e di conseguenza tutta la visione occidentale dell'Africa, no? Il virgolettato che trovate in fondo a questa pagina introduttiva dice che, insomma, Conrad vede l'Africa come un campo di battaglia metafisico privo di qualsiasi riconoscibile umanità, no? In cui l'europeo errante entra a proprio rischio e pericolo, e quindi, insomma, capite che agli occhi degli occidentali, insomma, non si è, probabilmente, insomma, qualcuno ha raffreddato l'ipotesi di concedere il Nobel a quest'autore. Il libro di cui parliamo oggi, Le cose crollano, in realtà in Italia all'inizio non si intitolava così, nella sua prima edizione l'ho messo in eretto qui, si intitolava Il crollo. Poco cambia, le cose crollano è dalla riedizione del 2016, che è quella che io ho
qui e che vedete, anche nella locandina di presentazione. La cosa che è più interessante è che il titolo originale, Things Fall Apart, è una citazione da chi? Qualcuno ha fatto, Lucilla, ha idea di chi? È una citazione da, udite, udite, William Butler Yeats, di cui abbiamo già parlato in altre situazioni, vi ricordate la scorsa primavera quando abbiamo fatto il seminario su... l'abbiamo confrontato con il nostro De André. Non è nuovo Acebe a queste citazioni, lui era un aperto ammiratore di Yeats, tanto che in diversi passaggi della sua opera e delle sue opere mette qualche citazione, qualche virgolettato, riprende alcune parti di poesie di Yeats. In questo caso parliamo di The Second Come, il secondo avvento, la seconda venuta, lo troviamo in diverse traduzioni in italiano. La leggiamo rapidamente in italiano, così per fare prima. Girando e girando nella spirale che si allarga, il falco non può udire il falconiere. Le cose crollano. Things fall apart. Questa è proprio la citazione. Il centro non può reggere. Mera anarchia è scatenata nel mondo, dilaga la marea sporca di sangue e ovunque il rito dell'innocenza annega. Ai migliori manca ogni certezza, mentre i peggiori rigurgitano furia di passioni. Perché, secondo voi, così ad intuito, a sensazione, è andato a pescare questa citazione? Qualche idea? Ma perché si riferirà alla situazione dell'Africa che lui probabilmente ha vissuto, no? Lo scontro di civiltà. Sì. No? Lo scontro di civiltà qui è, se vogliamo, rappresentato in maniera metaforica, in maniera poetica. Sì, nell'ultima frase. Esatto, esatto. La grandezza di questo romanzo sta probabilmente, insomma, detta di critici e quant'altro, nel fatto che in poche pagine, perché anche questo è un romanzetto di meno di 200 pagine, eccetera, si intrecciano due vicende. Si intrecciano una vicenda personale del protagonista, che adesso andremo a conoscere, e lo scontro tra le due civiltà e tra le due religioni. Quindi abbiamo due storie parallele che costituiscono l'intreccio. Quando queste due situazioni, dopo essersi avvicinate, si toccano, si intrecciano, eccetera, avviene il crollo che dà il titolo a questo libro. Ce ne parla lo stesso autore, aperte virgolette, nel 1964 dice: riconosciamo al diavolo i suoi meriti. Il colonialismo in Africa ha frantumato molte cose, ma ha creato grandi unità dove prima ce n'erano di piccole e di frammentarie. Ha unito molte genti che prima procedevano per vie separate e ha dato loro un linguaggio con cui parlarsi. Se non è riuscito a dare loro una canzone, ha dato loro una lingua per sospirare. Questa cosa la dice nel 64, non a caso, perché nel 64 è l'anno della pubblicazione del terzo e ultimo libro della trilogia di cui fa parte anche Le cose crollano. Vi ho evidenziato in eretto in tre titoli. Le cose crollano, appunto, è stato scritto nel 1958. Due anni dopo esce il secondo romanzo che in italiano troviamo, è disponibile nel mercato italiano, Ormai a disagio. E nel 64, anno in cui poi rilascia questa dichiarazione, La freccia di Dio. Ok? Quindi questa è una trilogia che ha reso famoso l'autore in tutto il mondo, ecco, non solo nel suo continente. Ma andiamo a capire di cosa parla questo libro. Allora, il personaggio principale è un uomo, no? Un protagonista, si chiama Okonkwo, ed è un violento, anche se vogliamo. È un uomo che ritiene che per essere uomo non si possa fare a meno della violenza, della forza fisica,
di quella che lui definisce poi più o meno esplicitamente l'integrità morale, quindi il rispetto anche delle tradizioni, degli antenati, cioè è un conservatore, diremmo, no? Di tutte le tradizioni che caratterizzano la sua società. E questo Conco, appunto, nell'evolversi della vicenda, si trova a scontrarsi con tutto e con tutti. Innanzitutto con la memoria del padre. Il padre che era esattamente ciò che lui non vuole essere. Una persona debole, una figura della quale anche vergognarsi e dalla quale Okonkwo vuole prendere le distanze e vuole, diciamo, assolutamente non imitare. Vuole essere il contrario di ciò che il padre è stato. E si scontra con le donne della sua famiglia, sono più di una, si scontra poi evidentemente con i colonizzatori per motivi sia religiosi che socio-politici. Andiamo a vedere però in questo libro le tre tematiche principali, secondo me, che sono quelle della donna all'interno del contesto familiare, la religione e lo scontro, diciamo, di razza, di etnia, insomma, tra bianchi e neri. Vediamo cosa dice della donna. Vi ho riportato parti, soprattutto dialoghi che troviamo dentro il romanzo. Il mondo è grande. Questo è un dialogo tra il protagonista e un capo del clan del villaggio. Il mondo è grande. Ho sentito dire che in certe tribù i figli non appartengono al padre, ma alla madre e alla famiglia di lei. Impossibile. Sarebbe come dire che la donna sta sopra l'uomo quando fanno i bambini. Questa è molto significativa, no? Perché, cioè, dice, non accetta neanche il fatto che fisicamente la donna possa in qualche modo alternarsi, ecco, all'uomo. È vero che i figli appartengono al padre, dice il saggio del paese, del villaggio, ma quando un padre picchia suo figlio, questo cerca conforto nella capanna di sua madre. Gli uomini, scusate l'errore di battitura, gli uomini appartengono alla terra dei loro padri quando le cose vanno bene e la vita è dolce, ma quando c'è dolore e amarezza trovano rifugio nella terra della madre. Ed è per questo che diciamo che la madre è la più grande. Cosa ne pensate di questo passaggio? La figura del padre e della madre. È vero che il rifugio è sempre la mamma, secondo voi? Vai, Laura. Non sapevo che mi chiama. Ho visto l'espressione grigliare. Sì, modi, cioè, modi. Ma sia te lo dico sia da figlia che da mamma. Cioè. Quando mi succede qualcosa, la mamma è la prima persona che viene chiamata. E quando i miei figli combinano, cioè, a parte che sono piccoli, quando combinano qualcosa, mi succede che ci si arrabbia con loro e vengono sempre da me. Ok. Quindi condividi questa visione. Sì. Okay. E anche sai che a volte anche quella frase che i figli non appartengono al padre ma alla madre, alla famiglia di lei, per quanto possa sembrare estrema, forse è vero. Anche al giorno d'oggi e anche qui da noi, no? Sì. Stavi per dire qualcosa, forse Sara? Sì, no, anch'io sono assolutamente d'accordo, a parte che ce l'ho qua in fianco, però comunque io non sono mamma, quindi sono rimasta figlia e devo dire che questa cosa non è che si perde con il tempo, anzi, il fatto di non essere diventata mamma mi fa essere sempre più figlia, più avanti vado con l'età, quindi assolutamente sì. Ok, quanto alla religione, dice: ho paura per le generazioni più giovani, per quelli come voi. Un'abominevole religione si è stabilita in mezzo a noi. Qui è sempre
il, diciamo, il saggio, no, del villaggio, che parla in riferimento ai bianchi che si stanno, che stanno colonizzando. Ho paura per voi, ho paura per il clan. Se lasciamo i nostri dei e seguiamo il loro Dio, chi ci proteggerà dall'ira dei nostri dei e dei nostri antenati che avremo abbandonato? Sembra che prestiamo più attenzione agli dei minori, ma non è così. Li disturbiamo di più perché abbiamo paura di disturbare il loro padrone. Qui ci dice in sostanza che anche le religioni, se vogliamo, animiste dell'Africa, no? Dove tutto è divinità, in realtà anche loro riconoscono una divinità superiore. E qui mi sembrava interessante il concetto di non disturbare, di non disturbare, di non andare alla fonte, ma di, come dire, interloquire o comunque rivolgersi agli dei minori. Il concetto di, qui c'è un concetto di Deo, di Dio maggiore e di Dio minore, che mi sembrava opportuno sottolineare. E qui, insomma, credo che, non so se qualcuno voglia aggiungere qualcosa, ma credo sia più che altro una constatazione che emerge dalla lettura. Invece, diciamo, buona parte del libro si basa proprio sul contrasto, sullo scontro tra bianchi e neri. Parlando dei bianchi, dice: e poi una mattina sono arrivati tre uomini bianchi guidati da un gruppo di uomini normali come noi. No, bello. Ok? Quindi il punto di vista. Tutti abbiamo sentito che gli uomini bianchi possiedono potenti fucili e forti bevande e portano gli schiavi al di là del mare, ma nessuno pensava che queste storie fossero vere. Quindi qui abbiamo il concetto di realtà, immaginazione, che è anche nel punto di vista, insomma, in tre righe ci sono diversi spunti. L'uomo bianco è arrivato tutto pacifico con la sua religione. La sua stupidità ci ha fatto ridere e l'abbiamo lasciato stare. Certo, ha portato una religione folle, ma ha costruito anche un emporio. Allora, qui cosa emerge? L'accettazione di qualcosa. L'accettazione di, ma sì, tutto sommato, tappiamoci il naso, tappiamoci gli occhi, perché, insomma, è uno stupidotto, ha una religione folle, fa e dice cose senza senso, ma ci sta portando cose di cui abbiamo bisogno. Quindi, inizialmente, ed è vero storicamente, inizialmente la colonizzazione era quasi accettata, diciamo, o era motivo di speranza, no? Dava delle prospettive. L'uomo bianco sarà felice di risolvere la cosa con le sue mani. Non possiamo lasciargli risolvere la cosa con le sue mani, perché non capisce le nostre usanze, così come noi non capiamo le sue. E adesso, attenzione, noi diciamo che è stupido perché non capisce il modo in cui viviamo. E forse anche lui dice che noi siamo stupidi perché non capiamo il suo. Fallo andare via. Cosa significano queste righe? Significa che non... cioè sono due culture diverse, con modi di vedere diversi, e loro non sono disposti a integrarsi, a capire, farlo andare via. Quindi ci abbiamo provato, no? Ci abbiamo quindi provato. Giustamente noi non ci capiamo, lui pensa che noi siamo stupidi e noi pensiamo di lui che è stupido, sono due culture diverse. Io trovo che inconciliabili, io trovo che qui sia il significato del titolo del libro. Cioè, nel momento in cui si forza una coabitazione, o si va a forzare, comunque si cerca con la forza di mettere insieme cose che insieme non possono stare, le cose crollano. Una delle due evidentemente fa crollare l'altra, no? Che è quello che poi è successo, insomma, succede quotidianamente. Cioè una cultura
chiamiamola insomma, una cultura, una civiltà, e sovrasta l'altra e la fa crollare. Essendo questo libro scritto dal punto di vista ovviamente dei colonizzati, qui tutto crolla. Io trovo che qui, in questa riga finale, in queste due righe, ci sia proprio, sia condensato il significato del libro, vero Mauro? Ma allora, a parte che non ho letto il libro, però mi sembra molto bello, nel senso che anche lui quando dice la religione folle è ovvio che è il suo punto di vista. Cioè, nel senso, con tutto il rispetto, però... Ma certo, certo. È come quando tu vuoi incastrare due pezzi di un puzzle che non vanno d'accordo, rompi il pezzo, cioè rompi i due pezzi, quindi... Sono molto d'accordo. È ovvio che quando, da quello che capisco dell'ultima frase, quando lui giudica è stupido, sto trasponendo il mio modello di pensare, però sono d'accordo con te. Cioè, se tu sforzi di incastrare due cose che non vanno d'accordo, rompi tutti e due, cioè, c'è poco da fare. E come se ne viene fuori? Mi fai una domanda facile proprio. E se ne viene fuori, secondo me, con il rispetto dell'altra cultura, cioè, o il rispetto dell'altra persona, cioè alla fine, secondo me, quella è l'unica soluzione. Cioè, prendere consapevolezza che due cose sono inconciliabili, non possiamo stare assieme, non possiamo andare d'accordo. Io rispetto la tua, tu rispetti la mia e la finiamo qua. Che è quello che succede in tutti gli angoli della Terra e in tutte le epoche. Cioè, succede oggi da noi, succede, pensate a cosa sta succedendo, cosa succede da anni in Medio Oriente, no? In Palestina, ma non solo. E quindi la più o meno conciliabilità di culture e civiltà diverse. E nel 58 si diceva questo, 60 e passa anni dopo, è cambiato qualcosa? Forse sono aumentati i tentativi di forzatura, non so se definirli forzatura, perché comunque voi la ritenete possibile una coabitazione in questo senso? Riccardo, secondo me comunque in Africa le cose sono cambiate, perché io penso che si riferisca a questo libro non al tempo in cui lui l'ha scritto, ma prima. Sì, sì, si riferisce ai primissimi del Novecento. Sì. Esatto, quando iniziava la colonizzazione, l'Africa era un continente a parte, rispetto all'Europa, al Nord e anche al Sud America, alla Cina, hai capito? Era un continente a parte dove c'erano ancora... C'era un modo di vivere diverso, le religioni miste diverse, i clan. L'Africa è cambiata, per fortuna e anche purtroppo. Io te lo dico perché io amo particolarmente l'Africa. Ma allora ti faccio una domanda. Come l'uomo bianco, come viene definito in queste poche righe, è cambiato? No. Sono cambiati loro. L'uomo bianco non mi pare che sia molto cambiato nei loro confronti. Cioè, guarda, l'Africa è stata sfruttata da quando sono andati a prenderli come schiavi. Io ho letto i diari di Pigafetta, che era praticamente quello che a seguito di Magellano. Cioè, l'uomo bianco era così. L'uomo bianco non è che è cambiato, nel senso che sono cambiati i tempi, tutto quello che vuoi, però purtroppo l'Africa è ancora sfruttata. Quindi l'Africa è passami il termine, è evoluta da questo punto di vista o è crollata di fronte al bianco? È crollata, Riccardo. Tutti d'accordo? Per me sì. Boh, forse io non ho letto il libro e non sono neanche una attenta conoscitrice dell'Africa, però... Nell'ultima parte qui, lui dice, l'uomo bianco, io vedo una stranezza nel suo modo di approcciare alla vita, alla religione, e mette in discussione però anche che l'uomo bianco possa vedere nella sua religione qualche stranezza, invece probabilmente l'approccio dell'uomo bianco è sempre, tu sei stupido, è una religione folle, la mia invece va bene,
per cui probabilmente già il fatto di mettere in discussione che anche l'altra persona possa ritenere folle il tuo modo di vivere è già un'apertura mentale che probabilmente l'uomo bianco difficilmente ha. Sì, sì, chiaro, chiaro. Poi sai, il concetto di religione, spesso, se ci pensiamo bene, è esclusione fatta per le conversioni, per le libere conversioni, eccetera, è un concetto legato comunque alla territorialità, nel senso che probabilmente, dico probabilmente, era un azzardo, ma probabilmente noi siamo cattolici perché siamo nati qui, in questo periodo, ma se i nostri genitori un quarto d'ora prima della nostra nascita si fossero convertiti all'Islam o a un'altra religione, probabilmente noi adesso non saremmo cattolici, o se invece di essere nati in Italia fossimo nati, che ne so, in Svezia, saremmo tutti protestanti. Quindi mi domando anche quanto il libero arbitrio possa... Stanno cambiando però un po' le cose anche in quel senso, cioè c'è sempre più, ci sono sempre più persone che cambiano la religione, no? Sì, sì, non lo so. Questo può essere, insomma, che sia così, però ecco, il fatto di la religione mia è la migliore di tutte, che è quello che, insomma, sentiamo dire in maniera più o meno esplicita da tutti coloro i quali, insomma, confessano la religione. Cosa dici tu, Laura? Non sei d'accordo? Io non ritengo che la nostra sia... Cioè, se la religione migliore... No, non ho detto che la nostra sia migliore. No, che quelli che sì, che quelli che professano dicono... cioè, non tutti sono d'accordo con... forse con la religione che c'è stata, tra virgolette, imposta. Sì, qui adesso apriremo un dibattito che, insomma, probabilmente senza fine, no? Cosa dite? Il concetto di religione e di scelta... I cristiani, cioè, hanno fatto disastro, cioè, si lamentano adesso, ma hanno fatto disastro con le crociate. Cioè, è ovvio che sono d'accordissimo con te. Cioè, se fossimo nati in Tibet, adesso non saremmo forse... Ma anche questa è una cosa che non ho detto io, che ha detto Woody Allen, quindi, ma veramente, anche se fossimo nati a Rovigo o a Verona o dove siamo nati, ma i nostri genitori mezz'ora prima della nostra nascita, no, si fossero convertiti, probabilmente noi non saremmo oggi a parlare di altre cose. Cosa dici, Jessica? Non ho sentito la tua voce ancora. Che tutte le posizioni sono interessanti, visto che uno non faccia male all'altro. Ecco, bravissima. Bravissima. Quindi torniamo al concetto di coabitazione, di coesistenza, di rispetto reciproco. Insomma. Poi, se tu non te la senti, non sei costretto a stare con me. Certo. Certo, qui potremmo citare John Lennon a questo punto, no? Ok, vorrei concludere questa questione del punto di vista del bianco e del nero con questa poesia splendida, secondo me, di un autore senegalese, quindi non è del nostro amico Acebe, a mio fratello bianco. Dice: caro fratello bianco, quando io sono nato, io ero nero. Quando sono cresciuto, io ero nero. Quando io sono al sole, sono nero. Quando sono malato, io sono nero. Quando morirò, io sarò nero. Mentre tu, uomo bianco, quando sei nato, tu eri rosa. Quando sei cresciuto, tu eri bianco. Quando vai al sole, tu sei rosso. Quando hai freddo, tu sei blu. Quando hai paura, tu sei verde. Quando sei malato, tu sei giallo. Quando morirai, tu sarai grigio. Allora, di noi due, chi è l'uomo di colore? Bellissima. Effettivamente, no? L'uomo di colore parte dal punto di vista che sia un colore diverso dal parlante, no? Perché anche noi, per chi è appunto nero, siamo di un colore diverso, anzi cambiamo colore. Infatti loro non vogliono essere chiamati di colore, loro vogliono essere chiamati neri. Black, cioè. Sì, certo, certo, certo. Adesso, siccome Babylon è innanzitutto una scuola di lingue, che in questo momento così ha deciso di condividere anche qualche spunto di lettura,
facciamo una piccola lezione di Igbo. Siete contenti? Così È il prossimo corso, esatto. Così da domani lo fai tu? Lo faccio io. Grazie. Così da domani potete, io partirei dalla terzultima, che se volete offendere qualcuno, vi dovrete dire via A. No? Quindi questa esclamazione di disprezzo, no? Che immagino sia un che schifo, una cosa, tuffia a, va bene? Detto questo, le cose interessanti che emergono, le curiosità, no? Cose interessanti ce ne sono tante, che emergono da questo libro, è che la moneta a quell'epoca era il kauri, cioè un certo tipo di conchiglie. E vedremo che nei matrimoni il valore della sposa, perché anche di questo si parla, c'è proprio una trattativa sul valore della sposa, ma questo succede anche oggi, insomma, in molte culture, viene definita in sacchi di cauri. Questi cauri sono delle conchiglie particolarmente belle, pregiate, eccetera, che vengono usate come moneta per pagare, eccetera. E quindi più bella, più importante, più di famiglia così prestigiosa era la sposa, più sacchi di cauri venivano pagati alla famiglia, da parte della famiglia dello sposo. Il ci, io immagino si pronunci ci, mi scuserete Laura, farò un corso anche di dizione, di pronuncia, di fonetica. Sì. Vediamo chi ti segue al corso Igbo. Ok. Il ci è la divinità personale ed è interessante perché spesso emerge il nostro angelo custode, quindi anche loro, anche in questo libro, vedremo che i protagonisti hanno il ci che li guida nelle loro scelte. Chukwu è la massima divinità, quindi sappiamo, conosciamo Dio, conosciamo Allah, conosciamo Buddha. In quel angolo di Africa Chukwu è il Dio supremo. Un efulefu è un buono a nulla, quindi anche qui efulefu lo potete da domani utilizzare. Lo potete utilizzare come epiteto. Fufu si trova tantissimo, allora vedremo che l'alimentazione era evidentemente molto povera, nel senso che erano quelle 3-4 cose che mangiavano. Si sente, si legge spesso di questo fufu, che è un semolino, una polenta fatta con farina di igname. Io chiedo a voi se sapete cos'è l'igname, io sono andato a cercarlo evidentemente. Io sì lo so perché mia sorella ha abitato per tanto tempo ai Caraibi e per cui quando andavo a trovarla facevano anche, la cucina era francese, però usavano l'igname, usavano i frutti dell'albero del pane, queste cose qui. Ah, ecco, racconti allora ai presenti cos'è l'igname. Sì, è un tubero. È un tubero, una specie di patata. No? Di patata. Un tubero, sono andato a vedere che effettivamente la Nigeria è il massimo produttore mondiale di questo tubero e loro lo usano veramente in tutte le salse, è il caso di dirlo, perché lo usano per le zuppe, per qualsiasi cosa. Insomma. Beh, sicuramente si troverà anche qua nei negozi etnici che ci sono in giro all'Ovigo. È una patata, sembra quasi una zucca. Allungata. È allungata, esatto. Sembra le zucche, quelle violine, come si chiamano? Quelle sì, lunghe, sì. E l'economia del villaggio è basata sugli igname. Cioè, più igname, più campi di igname uno ha, più igname ha in magazzino, più benestante è. Kvenu, grido di saluto e acclamazione. Quindi potremmo dire che il nostro Eila è il Kvenu. Ne è la mamma, Obi è la capanna del capofamiglia. Molto interessante in questo villaggio come è strutturata la, chiamiamola casa, l'abitazione della famiglia. Intanto vedremo che qui non si parla di religione, di Islam, eccetera, però comunque l'uomo ha più mogli, anche lì più mogli hai, più uomo potente sei. Però c'è questo... questa proprietà, diciamo, che è strutturata in modo che all'inizio, al centro di questo cortile, c'è la casa dell'uomo, intorno ci sono le capanne delle varie mogli, ok? E Obi è la capanna appunto del capofamiglia, dove solo lui
può stare, dove riceve, vedremo, vedrete, insomma, leggendo che 3-4 mogli, al momento della cena, ogni moglie gli porta un piatto diverso, cioè, è molto particolare, insomma, questa cosa. Tufia, l'abbiamo capito, e poi, ecco, sempre tornando al concetto di famiglia, il ramo, tutte le parenti, diciamo, di sesso femminile, quando si incontrano, fanno una umuada, e una umunna è la riunione di parenti di sesso maschile. Mai le due cose si incrociano. Mai si incrociano. Ecco, quindi qui avete un po' di lingua Igbo. Passiamo all'arco e la farfalla. Saliamo nel Marocco. Questo autore, Mohamed El Achaari, è un contemporaneo, è nato nel 51, mi sembra quello lì. È un politico, è stato ministro della cultura del Marocco dal 2002 al 2007, e ha vissuto l'esperienza del carcere. Lui è un personaggio politico di sinistra e si è sempre battuto, come vedete, per una modernizzazione laica del paese. Quindi potete immaginare quali scontri, insomma, in quali scontri si è trovato. Questo libro è un libro particolare, ve lo dico subito. Quando lo leggerete, eccolo qua, sono 330 pagine circa, alla fine non ne sarete molto soddisfatti, credo. Nel senso che non è una lettura facile, non è una lettura scorrevole, non è un libro da 5 stelle. Voi dite, ma perché ci proponi questa cosa allora? Per due motivi. Uno, perché è un libro ricchissimo di spunti. Ricchissimo di spunti, di contenuti, che poi lui non approfondisce. Questa è la grossa pecca, secondo me, di questo libro. Parla di tante cose, lasciandole però piuttosto in superficie. E quindi questo per quanto riguarda i contenuti. Per quanto riguarda la forma, sono andato insomma, mi sono informato, eccetera, e molti condividono l'idea che il problema della lettura sia legato a una traduzione forse non esemplare dall'arabo, che è una lingua di per sé, insomma, difficile da trasferire in italiano. Quindi è un libro abbastanza macchinoso, però è un libro che dà molte... Ci manda molte immagini del Marocco di oggi, quindi di tutto il Nord Africa, e affronta tanti temi, lasciando poi così anche il desiderio di andarli a approfondire, credo. Quindi è un libro, diciamo, affascinante, ma che lascia un senso di incompiuto, secondo me, di incompiutezza alla fine. Sfiora molti temi, come vi dicevo, ma non li va ad approfondire. L'arco e la farfalla. Anche qui vi faccio la stessa domanda di prima. Un libro che si intitola L'arco e la farfalla, secondo voi perché L'arco e la farfalla? Senza leggere... Senza leggere la risposta. Sono i due aspetti probabilmente del suo paese che si contrastano. Sono due allegorie, esatto, di due, diciamo, rappresentano da una parte l'utopia, da una parte la realtà. L'utopia perché l'arco, che viene citato nel libro, è un arco in ferro che il figlio del protagonista sognava di costruire tra le due sponde di un fiume, che questo arco avrebbe rappresentato ai suoi occhi una sorta di unione, no? Mm-hmm. Tra due popoli, tra due diverse culture del Marocco. Questo arco non verrà mai realizzato, quindi rimane utopia. La farfalla, invece, è qualcosa di concreto. È un mostro di edilizia, è un palazzo enorme che viene costruito a Marrakech, quindi simbolo del nuovo capitalismo, simbolo del turismo di massa,
simbolo di un progresso molto poco poetico e molto concreto, molto basato sul denaro, eccetera. Quindi ecco, il titolo rappresenta le due anime del Marocco di oggi, l'utopia e la realtà. La realtà che è fatta di quei... Vi faccio un rapido elenco degli argomenti che troviamo all'interno del libro, che sono sicuramente la situazione femminile. Si parla anche di divorzio, il protagonista si separa, quindi insomma, in questo senso un aspetto laico, se vogliamo, e moderno della società marocchina. Si parla di omosessualità in maniera insomma abbastanza esplicita. Si parla di censura della stampa, si parla di repressione politica e di carcere che lui stesso ha vissuto. Si parla di estremismo religioso. Il libro inizia con la notizia che il figlio del protagonista si è fatto esplodere in un attentato in Afghanistan, senza nessun segnale. Questo ragazzo dal Marocco era andato a studiare a Parigi. Un bel giorno arriva la letterina che di ringraziamento da parte di jihadisti alla famiglia per informare che il figlio martire era appunto morto in Afghanistan. Parla di droga, parla di corruzione, parla di abusi edilizi e di mafie in generale, parla di modernità contro la tradizione. Qui non abbiamo culture diverse che entrano, no? Non abbiamo una colonizzazione, ma è la società stessa che continua a vivere tra modernità e tradizione e non sa da che parte andare, in che direzione dirigersi. Parla di nuove generazioni e del vuoto culturale che si trovano ad affrontare. Oltre al figlio che muore insomma in questo attentato, ci sarà un altro personaggio giovane, ventenne, che verrà accalappiato dall'estremismo religioso. Quindi è un libro che fa emergere aspetti assolutamente poco noti, secondo me, del Marocco, ed è un libro di denuncia, assolutamente. Scritto da, ripeto, un ex ministro della cultura, che probabilmente dopo questo libro ministro della cultura non lo diventerà più, o comunque cariche politiche di un certo tipo non le potrà più avere. Fatalità, vedete, lui ha avuto il suo mandato, è terminato nel 2007, il libro è stato pubblicato nel 2010, quindi possiamo immaginare che abbia iniziato a scriverlo sulle esperienze vissute, no? Dal 2002 al 2007. E alcuni personaggi. Allora, Youssef è il mio narrante, no? Questo è il protagonista. È un protagonista che all'inizio c'è anche una storia personale, quindi non è solo un reportage, diciamo, politico e sociale del Marocco, ma c'è questa vicenda personale. All'inizio riceve la notizia appunto della morte del figlio e lì perde l'olfatto. E con questo perde il gusto della vita, diventa totalmente anaffettivo, si separa dalla moglie senza subire nessun trauma psicologico, in maniera del tutto naturale, vorrei dire quasi indifferente. Frequenta due donne, una delle quali diventerà poi la sua amata, l'altra un'amicizia molto importante, un'amicizia diciamo che funge anche il ruolo di coscienza, se vogliamo. La figura del padre, protagonista di almeno un capitolo del libro, un padre emigrato in Germania, dove trova moglie, per poi tornare in Marocco a gestire un albergo, un padre che è diventato cieco eppure fa qualcosa di molto simbolico, la guida turistica. Immaginate una guida turistica cieca tra le rovine e i mosaici di Validi, una città abbandonata, una città storica. Sembra quasi un personaggio biblico, o un Omero che canta le glorie del passato. Questa figura del padre è centrale, secondo me. E quindi al buio racconta
racconta il Marocco che lui continua a vedere, ma che non c'è più. Anche qui abbiamo il concetto di crollo, di rovine, no? Questo padre vive proprio da eremita, accoglie i turisti che arrivano, li accompagna in una sorta di Pompei, se vogliamo, del marocchina, e immaginando cose che non esistono più. La madre di Youssef, cioè la madre del protagonista, tedesca, attenzione, che poi a un certo punto del tutto improvvisamente si suicida. Eccolo, anche qui lo scontro, le due civiltà, una delle quali crolla. In questo caso è la civiltà bianca, civiltà ariana, tedesca, che crolla di fronte a quella autoctona. Con la moglie i rapporti si rovinano del tutto dopo la morte del figlio. E poi, vi dicevo, no, le due figure femminili che sono le due guide nella sua rinascita. Quindi lui sostanzialmente rinasce grazie e, vorrei dire, attraverso due donne. Quindi una doppia rinascita. Andiamo a vedere alcuni passaggi. Questi sono citazioni, insomma, come faccio di solito, no? prese dal libro. Domanda: chi riesce a scampare alla vita? Questo è il padre che parla. Come si può tornare al passato? Come non si può tornare al passato? Non si può fuggire al futuro. La vita, come sai, figliolo, è un autentico dilemma. Qui è fatalismo puro, no? Sulla figura materna, questo è un passaggio interessantissimo e che secondo me evidenzia la grande differenza tra i due libri di cui parliamo oggi. Dice: a stento dimostrava il suo amore materno, magari con un sorriso appena accennato e una veloce carezza. Eppure, nonostante questa lontananza fisica, non avvertivo mai alcun senso di abbandono o di trascuratezza da parte sua. La sua quotidiana presenza, infatti, e l'entusiasmo che dimostrava nel voler raggiungere il mio cuore, davano corpo alla sua maternità e rafforzavano in me la sensazione che lei fosse una madre eccezionale. Quindi il concetto di madre e di affettività, no? Si può essere madre affettuosa in mille modi, lo si può essere con i gesti, lo si può essere con la presenza. Qui è una cosa, insomma, molto delicata e personale, ecco, non so se qualcuno vuole. C'è un cane che abbaia, forse il tuo, Jessica? Sì. Se riesci o a mutare, grazie. Sì. Ok, poi parlando di il concetto di amore, dice: quando la vedevo, simile a un bagliore lontano di un passato oscuro, mi sentivo il cuore straripare in un groviglio di sentimenti e quasi avrei voluto rivelarle il mio amore, ma ciò non era sufficiente per amare. Noi non diciamo di amare l'acqua, l'azzurro del cielo o i raggi del sole. Il problema, in fin dei conti, consiste nel sincronizzare le nostre lancette, ossia gli elementi che entrano in gioco in questa relazione. Allora, questo, insomma, lo trovo abbastanza profondo, no? Cioè, noi tutti, ci sono tante cose che amiamo, ma non sentiamo necessariamente la necessità, scusate il gioco di parole, di dirlo, no? Lui dice: a tutti noi amiamo l'acqua, l'azzurro del cielo, i raggi del sole, ma non sentiamo il bisogno, non abbiamo la capacità di rivelarlo. Quindi, in sostanza, fa un parallelo, no? tra l'amore uomo-donna e l'amore in senso assoluto. Qui parla in entrambi i casi della difficoltà a volte di espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni. Proseguiamo. Non c'è niente di meglio per il morale che avere un posto da non dover condividere con nessuno. E qui chiedo a voi un parere. È vera questa cosa che non c'è niente di meglio per il morale che avere un posto da non dover condividere con nessuno? O si sta bene solo quando si condivide? No.
Cosa dite? È importante avere un luogo dove rifugiarsi? Fisico o meno che sia, insomma. Per me sì, nel senso che a volte è anche necessario. Non sempre riesci a condividere con gli altri te stesso. Come definiresti questo luogo di ritiro spirituale? Solitudine, isolamento, pace. Cosa ti viene? Se tu dovessi con una parola definirmi luogo di ritiro spirituale da non, dove nessuno può entrare. Ma io lo definirei come, non so, la tua anima, il tuo te stesso, e non sempre è pace, e non sempre è isolamento. A volte sei con te stesso, sei nel tuo, però magari non sei in pace. Non sempre ti dà pace questa cosa. Ok, ok. Qualcun altro? Forse bisogna anche specificare cosa vuol dire per il morale, cioè nel lo stato senso... d'animo, immagino sia per il proprio stato d'animo. Sì, sicuramente avere un posto e non condividere con nessuno per me invece sono i momenti un po' più di creatività. Cioè lo vedo nel senso positivo, perché per ricercare se stessi probabilmente serve sempre anche il confronto con l'esterno, mentre per trovare delle cose più creative gli altri fanno un po' confusione, quindi probabilmente il morale bisogna vedere da su cosa vogliamo puntare, insomma, se è per fare una ricerca per se stessi oppure no. In questo libro, in questo luogo da non condividere con nessuno, gioca un ruolo molto importante la memoria. La memoria della quale abbiamo parlato anche la settimana scorsa, vi ricordate come, diciamo, non diceva il contrario, diceva della salvezza degli dèi e non avere memoria, no? Qui invece dice che, intanto lui questo luogo lo chiama la scatola, gli dà un nome, no? La scatola. Dice, da qualche tempo mi capitava di riuscire a superare quella malinconia solo se ritornavo nella scatola, ossia in quel cassetto dei sentimenti, delle immagini e delle parole in cui riponiamo volontariamente tutto ciò che ci accade nei momenti di amore. Amore in senso lato, no? Nella scatola trovavo una persona che forse potevo essere io stesso, un modello, come mi sarebbe piaciuto essere. Inoltre vi trovavo un corpo che si sottraeva al mio controllo, estendendosi all'ombra dei propri desideri. E vi trovavo ancora le storie. Ecco qui il concetto di memoria. Dato che la scatola era fondamentalmente un baule di storie, ossia un insieme di possibilità indefinite e riguardanti ciò che era accaduto e ciò che invece non era accaduto. Anche qui abbiamo un evidente collegamento, no? Con la settimana scorsa, quando abbiamo dibattuto a lungo di questa cosa dei fiumi paralleli, no? La storia che viviamo, la storia della nostra vita è quella che ci scorre parallela, fatta di infinite possibilità che non abbiamo, per mille motivi, che non abbiamo colto, che non abbiamo decisioni, che non abbiamo preso, scelte che non abbiamo fatto. Ecco, la scatola è tutto questo. Quello che Lucia, credo, insomma, correttamente, almeno dal mio punto di vista, ha definito anima, no? Il mio io, il mio essere. E questo concetto, io qui adesso ho, se vogliamo, azzardato un po', andando a inserire un concetto di hortus conclusus. Qualcuno di voi ha idea di cosa sia questa cosa? È un concetto, diciamo, filosofico, e anche storico, se vogliamo. Allora, iniziamo con la definizione di hortus conclusus secondo la Treccani. Vedete o vedete ancora la slide adesso? La slide. Allora, siccome sono tre righe, ve le leggo. Hortus conclusus, dal latino, è il giardino chiuso, no? Il giardino recintato.
è un'espressione biblica del Cantico dei Cantici, quale elogio dello sposo alla sposa, ma si adoperava talvolta per indicare con qualche preziosismo l'intimità dei segreti pensieri o il geloso campo del lavoro intellettuale di uno scrittore, di un artista, di una scuola poetica. Cioè, in sostanza dice, l'hortus conclusus è il punto più profondo dentro di me. Sì, ecco, io mi ero espressa ovviamente meno bene, però era un po' questo il concetto che volevo dire quando parlavo di creatività. In questa scatola è esattamente quello che volevo dire. Sì, sì, ma vedi che l'hortus conclusus, oltre al Cantico dei Cantici, è un concetto che poi viene affrontato ed ampliato anche in epoca, diciamo, dal Medioevo in avanti. Adesso dovreste vedere invece la nuova tradizione, no? Quindi, qui sono poche righe, ma insomma la struttura, la funzione spirituale dell'hortus conclusus durante il Medioevo prese forma questo concetto sia nel mondo laico cortese che in quello religioso. In entrambi i casi lo spazio verde era cinto da un alto muro che li isolava dal mondo esterno. Vediamolo dal punto di vista simbolico, allegorico, no? Tutti noi costruiamo un muro intorno a noi o ad alcune parti di noi che non vogliamo assolutamente vengano calpestate, sempre per usare la metafora legata al giardino, da altri. Considerato anche come un giardino dello spirito, era metafora dell'esistenza umana e il muro che lo circondava diventava il limite tra il dentro e il fuori, separando e allo stesso tempo proteggendo. La soglia di entrata è il simbolo del passaggio. Quando l'uomo supera il confine, modifica la sua condizione. Mentre se si trova al di fuori, trova il caos, i dubbi e le incertezze. Ecco quel discorso che veniva fuori prima, il momento, no, da non condividere con nessuno, il luogo da non condividere con nessuno. Vedete che questo che stiamo leggendo sono chiaramente tutti concetti della cultura e della civiltà occidentale, okay? non africana o del Nord Africa. La soglia di entrata è il simbolo del passaggio. Quando l'uomo supera il confine, modifica la sua condizione, mentre se si trova di fuori. Ah, questo abbiamo letto, scusate. Nella poetica medievale del giardino si pensa che nello spazio chiuso, inaccessibile, la natura ritrovi la condizione di originaria purezza della creazione. Il tipico giardino medievale, infatti, è un chiostro. Pensate, no? Ai giardini dei chiostri. Cinto da un muro nel quale i monaci si dedicano al ritiro e alla meditazione. Il significato simbolico di questo spazio è sottolineato dal pozzo che si trova al centro del giardino e dalla fontana che rappresenta la sorgente di giovinezza. Volete dire qualcosa? Sono cose che sapevate, che avevate già affrontato in altre situazioni? Condividete questa visione? La vedete una forzatura? Ci sta? Sì. Ok. E dopo, insomma, adesso non ci... Tanto queste cose le trovate poi nella slide che condividerò. In sostanza, questo concetto poi ha un'origine, ha un'evoluzione e continua a ripetersi. Qui insomma vediamo anche ciò che come l'ha vissuta Boccaccio, no? Questa situazione. Tornando al nostro amico, quindi ecco, non c'è niente di meglio per il morale che avere un posto da non dover condividere con nessuno. Forse possiamo dire che tutti noi abbiamo nascosto in fondo, eccetera, questo hortus conclusus, dove c'è, posso dire, il meglio di noi? O ciò che maggiormente, o anche il peggio, ciò che maggiormente, ciò che maggiormente ci contraddistingue, ciò che ci differenzia, diciamo, più che il meglio, ciò che differenzia l'uno dall'altro. Concludiamo la riflessione con un riferimento generale alla vita. E anche qui io trovo che sia molto simile a quello che abbiamo letto con l'autore sudamericano la settimana scorsa. Non ho mai avuto, Mutis, sto parlando di Alvaro Mutis,
Non ho mai avuto la vita che sognavo. L'altro dice, nessuno ha mai la vita che sognava. Io ero convinta che avrei avuto esattamente la vita che volevo. E il dialogo termina dicendo, tentai di farle capire che la vita è migliore quando conserva la sua capacità di sorprendere. Evidentemente nel bene e nel male. Allora, qui non la mettiamo i voti, ma è meglio realizzare i propri sogni in maniera, se vogliamo, anche monotona, no? Cioè piena di soddisfazioni, ma monotona, o è meglio lasciarsi andare alle sorprese, belle o brutte che siano? Lasciarsi andare alle sorprese, Riccardo. Per me è meglio non sognare una vita, hai capito? Cioè, è meglio sognarla e realizzarla o è meglio non sognare niente e come una nave lasciarsi trasportare dalle onde? Sì, è meglio non sognare e tu ti lasci trasportare dalle onde e prendi quello che ti viene nel modo migliore per te. Perché se, cioè, io non ho mai sognato la mia vita, per esempio. Ok, altri cosa dicono? Tanto le sorprese arrivano comunque, cioè sia che tu ti costruisci la tua vita, cioè quella che hai sempre sognato, magari arriva una sorpresa che ti destabilizza, quindi cioè, non è che si possa scegliere, no? Certo. Sì, esatto, ti poni degli obiettivi, cerchi di raggiungerlo, nel frattempo se ti arriva qualcos'altro in mezzo bisogna avere la capacità di coglierli e cambiare programma. Mauro? Mauro se la ride, quindi adesso... La ride sempre. Arriva la... No, vuol dire che viene... come dire, stosticato. No, è molto bello quello che dice. Penso sia normale che ognuno si faccia dei progetti. È inutile dire. Cioè, uno si fa i progetti, si fa delle idee e questo, secondo me, è inutile, almeno per me, è inutile che tutti hanno dei progetti, se no non puoi navigare a vista così, secondo me. Cioè, ti fai delle idee che dopo siano rispettate o no, questo è un altro punto. Io la vedo sempre in un'ottica molto, no fatalista, ma vedo sempre che quello che ci accade fa parte di un'evoluzione. Fa parte di? Di un'evoluzione. Cioè che ti fa crescere, quindi noi vorremmo la vita tranquilla, ben delineata, e dopo ci arriva, chiamiamole sorprese, che voglio dire, sorprese se pari anche a manco, però vabbè. Qualcosa che ci fa evolvere, cioè il dubbio questo, secondo me questo è il mio pensiero. Jessica, vuoi dire qualcosa? Dipende da come sei in quel momento. In che senso? Mi sembra che vivi perché devi, perché mangi, perché bevi. Però dipende dalla strada che tu scegli, poi la strada sceglierei. Sì, io penso sia importante anche non confondere i sogni con le illusioni, no? Cioè mantenere un giusto equilibrio, sognare è lecito, crearsi delle false aspettative o delle illusioni è altrettanto lecito, ma è anche molto pericoloso, no? Volevo farvi un'ultima domanda, un ultimo spunto di riflessione che vuole mettere insieme l'esperienza della volta scorsa, del sabato scorso, quindi in cui si parlava di acqua, di navigazione, di futuro, di vita, eccetera, e quello di oggi. Immaginate di entrare dentro un ruscello, no? Un fiume di montagna, un ruscello. Entrate in piedi in questo ruscello. Se io vi dicessi voltati verso il tuo futuro, da quale parte vi girate? A monte o a valle? Valle. Io a monte, perché è una salita. Cioè, immaginiamo il senso dello scorrimento dell'acqua, evidentemente, no? Per quello ho usato la metafora dell'acqua e non della strada. Immaginate questo esperimento, no? Entrate a piedi nudi in un ruscello, ora rivolgi il tuo sguardo verso il tuo futuro. C'è chi si volterebbe verso la valle, no? Verso il senso di scorrimento dell'acqua, e chi da un'altra parte. Allora, Laura ha già dato la sua risposta.
Mauro, ho letto il labiale, mi sembrava avessi detto verso a valle. Lucilla? No, la Lucilla si è immersa tante volte nei torrenti di montagna e mi sono sempre rivolta verso monte, verso il punto da dove l'acqua arriva, e farei così. Allora, signora no, Sara, valle, la mamma anche? Valle. Jessica, da che parte ti giri? Monte, perché è più difficile. Cosa? Monte? Monte, perché è più difficile. Allora, ognuno di voi avrà delle motivazioni, no? E qui sono le due visioni della vita. Cioè, c'è chi vede lo scorrere dell'acqua come un qualcosa che porta al mare, e chi vede invece, girandosi nel senso di, diciamo, della fonte, è da là che arrivano tutte le sorprese, è da là che arriva l'acqua nuova, è da là che arriva l'acqua fresca. Quindi il futuro può andare in una certa direzione, ma chi si rivolge verso la montagna tendenzialmente aspetta il nuovo che scende. E lei, signor Marzullo, cosa doveva fare? Io sono l'uomo delle domande, non sono l'uomo delle risposte. Luca va i piedi direttamente, cioè va fuori. Io non sono l'uomo delle risposte, io sono l'uomo, sono qui per fare domande. No, dipende dallo stato d'animo, dipende dal momento, no? È lo stesso discorso che facevamo prima. Allora, chi sogna un certo tipo di navigazione si rivolge verso il mare per continuare secondo, cioè, con ciò che già ha visto passare, che già gli è passato davanti, e si fa accompagnare. Chi invece aspetta sorprese, vuole vivere, eccetera, un certo tipo di sensazioni e di situazioni, si gira e aspetta di vedere cosa scende dalla montagna. Quindi, peccato, ma questa è una tua interpretazione. Se io mi butto verso valle, non so cosa c'è dopo. Cosa c'è? Potrebbero esserci rocce, alberi, o niente, cascate, laghi. Ma le novità scendono. No? Riccardo, ma dimmi. È una tua interpretazione questa? È un qualcosa che. No, è qualcosa che ho letto, da non chiedermi dove, perché assolutamente non mi ricordo. Però è un concetto che avevo letto, quello del... Sì, non è una tua interpretazione. No, è un concetto reale delle due direzioni dello scorrere dell'acqua. Credo fosse le otto montagne, di averlo letto, conoscete il libro? L'ho uscito qualche anno fa. Non sono sicuro, ma potrei averla letta lì, questa cosa. Comunque, cara Laura, sempre meglio guardare verso... la montagna, secondo me. Ah, vedi, Marzullo, ok. È da là che arrivano le novità. Va bene, grazie della risposta. Va bene. Allora, come vi dicevo, grazie a voi, sabato prossimo quindi andiamo in Turchia e in Afghanistan. In realtà Khaled Hosseini è americano, ma lo è diventato, è un autore comunque afghano, e che parla in tutti e tre i libri, almeno io ne conosco tre, non so se... Poi ha fatto anche qualcos'altro, ha fatto una storia, credo, in collaborazione con un artista, un libricino, insomma, una sorta di fiaba per adulti, ma parlando di romanzi, insomma, c'è cioè, Mille spese di soli, e L'eco rispose, e Il cacciatore di Aquiloni. Il cacciatore di Aquiloni, sì. Credo ci sia anche il film, no? Quindi... Il Mille spese di sole è quello un pochino dei tre il più dedicato alla figura della donna. Va bene? Va bene. Grazie Riccardo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, alla prossima puntata. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.